C'è finalmente un'ora in cui non ho da fare, ma la bottiglia è vuota, io sono stanco di pensare. Vorrei leggere un libro, un Tex, un Topolino, ma la mia mano cade su un vecchio tacco. E poi mi è venuta in mente la canzone che ho scritto nel 75 sul 68, che più o meno faceva così. C'è finalmente un'ora in cui non ho da fare, ma la bottiglia è vuota e io sono stanco di pensare. Vorrei leggere un libro, un testo, un Topolino, ma la mia mano cade su un vecchio taccuino. È una vecchia agenda dell'anno 68, adesso mi ricordo tutto quello che ho fatto, vediamo se ritrovo la prima occupazione, però mi ricordo un po' come, non mi ricordo dove. Telefonare a Paola, ma chi sarà costei? Mi sembrano lontani, persino i cazzi miei. Ecco. Però, allora, rivedere nella loro complessità le cose attraverso l'esperienza di vita fa capire quanto noi fossimo costantemente bombardati da eventi, però impegnati anche a crearli, e quindi senza gli stress, la paura, in una logica di accumulo, ma anche di in qualche modo inappagata, come se fossimo veramente realizzata la generazione anticipata da Mick Jagger, No Satisfaction. I can get no satisfaction. I try, but I can get no satisfaction. Soddisfazione non esiste. Però la soddisfazione era invece nel momento, nel fatto di partecipare di questa grande confusione creativa, e in questo non si superava la logica ideologica del movimento ricostruttiva, il puro attaccarsi alle tradizioni del movimento operaio, eccetera, no? Perché il dato dell'esperienza era più forte, troppe cose non potevano essere ricondotte a quello. Per dare un'idea, nel frattempo me l'ha chiesto su Ari di Stanac, che mi è venuto in mente, l'ho scritto, ma il dare il senso di questi due 68 diversi che convivevano nel 68 italiano, sono le due canzoni più cantate di quell'anno lì, We Shall Overcome, che la cantavano gli studenti della Cattolica durante l'occupazione di Largo Gemelli, dopo che erano stati scacciati, e Contessa di Pietrangeli. Ecco, mentre in Francia avevano la canzone di Debord, Le giornate di maggio, la tradizione della guerra civile spagnola, anarcoide, antistalinista, eccetera, queste due canzoni rappresentano un certo sdoppiamento del nostro 68, perché We Shall Overcome è all'origine un canto religioso, scritto da un reverendo nero metodista, Tyndale, e che risale all'Ottocento, e che poi venne e si chiamava in realtà I Shall Overcome, io ce la farò. Però comunque c'era questa origine religiosa in Stand By Me, si parlava del Signore, restami vicino quando la notte è buia e tempestosa, ci sono le cose, ho bisogno di qualcuno vicino. Ma poi, come quasi tutti i gospel neri, era anche da cantare con una canzone d'amore, stammi vicino tu, perché abbiamo questo legame, no? Cosa diceva in fondo la canzone? Che poi fu adottata in modo laico negli scioperi dei minatori, dei trasportatori, eccetera. E Pete Seeger, l'antenato, diciamo, progenitore di Bob Dylan, la incluse We Shall Overcome in una raccolta di canzoni di lotta, cambiando titolo in We Shall Overcome per dare l'idea di questo noi, cioè quindi della canzone di lotta. Cosa dice questa canzone
che poi fu poi adottata, poi la conosciamo, l'edizione di John Baez, eccetera, però fu la canzone adottata dal movimento dei diritti civili, Martin Luther King, eccetera. C'è un'origine religiosa, indubbiamente, Someday, ma innanzitutto il we, il noi, non è un noi gli esseri umani in generale, noi ci siamo qua a manifestare in 1 milione di persone, eh? Cioè, noi che ci puoi vedere, eh? Noi che stiamo lottando, e noi che siamo testimoni di un'esistenza diversa, di un mondo diverso, non è il mondo del domani, è il mondo che siamo chiamati a testimoniare da oggi, che stiamo facendo. Con questo stesso spirito c'era la canzone di Bob Dylan, I Shall Be Released, perché io sarò liberato, anche lì una canzone che ha uno sfondo religioso, nel senso che la liberazione definitiva, ma nel frattempo della liberazione definitiva c'è chi la porta al carcere, vuole vedere che si apre, e se posso scappo. C'è anche il Redemption Song di Bob Marley. Allora, per l'America, dove la religione si era poi completamente ormai uscita dalle chiese, si era laicizzata, questo richiamo però voleva dire la testimonianza attuale, cioè il fatto di, come è stato detto nelle poesie di prima, qui adesso è urgente, io vivo in un altro modo, gli squali saranno cazzi degli squali, faranno cose, faccio i delfini, vivo da delfini, appunto, basta, non è un programma politico da andare alle elezioni, cioè freghiamo un cazzo le elezioni, capito? È un modo di vivere, di riappropriarsi un modo di vivere. Se la confrontiamo questa canzone a... Dunque diciamo che questa canzone, anche se era folk tradizionale, anticipa i temi che fossero stati del 77, della metà degli anni 70, e riprendiamoci la vita in cui poi è stato fondamentale il femminismo. Dopo quello, non voglio aprire destra con parenti, ma comunque... sicuramente la scelta di vita, se voi avete visto magari qualche puntata di quella bella trasmissione che hanno fatto in Rai le ragazze del 68, il 68 delle donne è stata una cosa fantastica, perché la rivoluzione era doppio o triplo, la parità passava anche da una scelta, non mi frega niente di sposarmi, far la madre, di fare la corte, di essere condotta in certi ruoli. Sto con i compagni, ma non è, occhio, non è che vuol dire che c'è il comunismo delle donne, perché chiunque mi può trombare, perché poi il corpo mio decido io. Il fatto che assumono una posizione sovversiva e rivoluzionaria rispetto ai ruoli assegnati, nelle donne ha trovato una sua solidità, una sua forza di rivoluzionaria, che di rivoluzione ne ha fatte 3 in 1, tra l'altro le donne erano ormai massicciamente entrate nel mondo del lavoro. Nel 69 operaio, come l'abbiamo visto vissuto noi a Milano autunno caldo nelle grandi fabbriche, dunque le donne sono state assolute protagoniste, perché le fabbriche, la Breda, le fabbriche di armi, le fabbriche metalmeccaniche, la Fiat di Arese, eccetera, avevano i lavoratori erano prevalentemente uomini, quasi esclusivamente uomini, ma avevamo in città fabbriche come la Siemens, erano quasi tutte operaie, e c'è stato i primi scioperi operai, sono state delle operaie della Siemens. A Milano sono sfilate in corteo nel 69 le sarte di via Monte Napoleone, sono sfilate in corteo le portinaie, chiedendo solo della situazione sindacale delle portinaie, ma chiedendo di risolvere il problema della casa a Milano, quindi aprendo terreni nel 69, aprendo terreni che poi con l'occupazione delle case sarebbero stati fertili alla metà degli anni 70. Sono scese le donne dell'editoria, lui dice, perché gli uomini dell'editoria no? Perché la manifestazione Piazza Duomo delle donne dell'editoria?
perché le donne di editoria facevano il lavoro degli uomini e cazzo consideravano le segretarie venivano pagate di meno. E già nel 69 sono scese in piazza e dicevano no, dobbiamo essere pagati come gli uomini, facciamo gli stessi lavori. E insieme a queste cose qui, già nell'8 marzo del 69, c'erano le rivendicazioni sull'aborto, eccetera. Quindi, come ha detto poi in una sua bella lezione Mario Tronti, che poi avete sentito credo ieri, la separazione di cui parlavo prima tra scelte di vita, diritti civili, diritti sindacali, sono parole che non esistono al mondo, perché nel 69 l'operaio milanese, le donne sono state protagoniste assolute, c'erano le donne della Mivar, tutti operai che costruivano i televisori, le infermiere della clinica Macedonia Melloni, tutte le infermiere sono scese in sciopero, parlando anche della difficile condizione dei ricoverati, degli ammalati e del sistema dei baroni e delle cliniche. Quindi noi abbiamo potuto vedere nel 69 milanese due cose insieme, come le rivendicazioni poi cosiddette femministe fossero, nascessero da situazione del nuovo proletariato femminile, che è stato il primo, cosa che ha cominciato a cambiare anche la mentalità dei giornali, del modo di fotografare, di rappresentare queste note. Ecco, la canzone invece di Contessa, la signora della Contessa, la Contessa è una stronza, cioè, se ne frega i giovani studenti che dice che se ne frega la Contessa. E nell'inciso, compagni dei campi e dalle officine, prendete la falce, impugnate il martello. Ora, io capisco, diciamo, ricondursi alla tradizione del movimento operaio, però già allora noi cani sciolti osservavamo che la falce si usava al giardinetto, cioè proprio la falce ormai si usava, cioè le campagne tutte meccanizzate, cioè la falce si usava nell'orto, non so, nell'hobbistica, e il martello ci prendeva i quadretti in casa, perché le grandi fabbriche operaie a Milano già passavano con la catena alle isole di produzione, non si vedeva un martello in fabbrica, il martello voleva andare a fare da te, a fare legname sotto a caccia, perché no, cazzo, non impugnate il martello, no, come l'altra famosa frase, se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono ma morte. Cioè, il traditore non veniva individuato nello stalinismo, da noi ma nei riformisti, no? Ci avete detto che la rivolta va, cioè praticamente si è sbagliato a riconsegnare le armi dopo la resistenza, bisogna andare avanti. Adesso comunque il vento fischia più forte, è il momento che ci infiliamo dentro la ventata, cazzo, da oggi a domani ci fa socialismo, vaffanculo, e siamo aver risolto il problema. E invece we shall overcome one day, ragazzi, one day, cioè, che non vuol dire avere la pazienza della rassegnazione, ci sarà chissà quanto, no, vuol dire riprendersi l'impegno oggi di cambiare le nostre vite. Qui adesso mi fermo perché mi sono angolato, ma ho tracciato, mi sembra, la parabola da 68 a 75. L'agenda di quest'anno sarà meno serena, però di appuntamenti sarà altrettanto piena. Eppure certe volte io me ne vorrei andare a correre da solo in macchina sul mare, viaggiare senza orari e senza taccuini, portarsi in un cartoccio la birra coi panini. Non serve più la radio per sentirsi cantare, così non serve strada in macchina sul mare.